Dal giorno dell'inizio dei bombardamenti e dell'invasione turca del territorio del nord-est siriano, stiamo assistendo a una situazione assurda, violazione del diritto umanitario. Hanno bombardato e hanno colpito ambulanze, ospedali, scuola, chiesa, addirittura un convoglio di civili con un numero altissimo di vittime in un posto già martoriato che già contava 500.000 di vittime, e in questi giorni il numero di sfollati è alto, parliamo circa 160.000, parliamo di 70.000 bambini che vengono sradicati dalle loro case, con una situazione di incertezza, dove potranno scappare i curdi. Per adesso sperano un intervento internazionale, sperano che la diplomazia intervenga e che venga fermata. È importante però che l'Italia, ma soprattutto l'ONU, si pronunci di fronte a una continua violazione dei diritti umani. Parliamo sempre di vittime civili e il popolo curdo non può rimanere lì da solo contro quello che è l'esercito turco, che è il secondo esercito più forte della NATO. L'abbiamo armato noi insieme alla Germania, alla Francia, quindi noi per questo chiediamo l'attenzione, la denuncia costante per quello che sta accadendo e anche una forte voce del governo italiano perché vengano bloccati i bombardamenti, in particolare venga creata una no-fly zone. Voi come associazione Un Ponte Per siete presenti sul campo, come vi siete comportati dopo questo attacco? Noi siamo lì dal 2015 e stiamo cercando di prestare soccorsi. Abbiamo chiesto anche, abbiamo lanciato una raccolta fondi per l'emergenza. In questo momento i nostri operatori stanno cercando di far passare dei farmaci e dei medicinali per il primo soccorso dall'Iraq alla Siria. Abbiamo dovuto evacuare il personale internazionale e quello italiano per motivi di sicurezza, anche se sono lì oltre il confine a seguire tutte le vicende momento per momento, giorno per giorno, però abbiamo ancora il nostro staff locale che sta lavorando a pieno regime con la Croce Rossa curda, con cui collaboriamo da tanti anni.